Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. E non so se riconoscete la intro, ma è quella di Nachtdoerantotem. E siamo qui oggi, sulla prima mappa zombie in assoluto, per un video speciale. Sia perché è il mio compleanno, cioè questo video pubblico il giorno del mio compleanno, sia perché voglio parlare un po' di Black Ops 3. Prima glitchiamo. Ecco. Questo glitch non l'hanno mai risolto. State qui, siete immortali. Comunque. Quindi, siccome è il mio compleanno quando posterò questo video, mi aspetto tante belle immagini. No, dai, no. Mi bastano i soldi. Sono una persona semplice che si accontenta. Ah, poi, prima di parlare di Black Ops 3, vorrei parlarvi di alcuni miei vecchi video, ovvero lo top 10 PG maschili, principalmente quella. Non ne farò un'altra, però sappiate che il fatto che Toshi Ozaki di Shiki ci va. Chi ha letto Shiki lo sa. Ora, parliamo un po' di questa sfida. Poi parlerò di Black Ops 3, promesso. Allora, questa sfida sarà la sfida dell'M1897, che è lassù. Devo fare 2500 punti. Nel caso non li facessi, ho il permesso di usare il Kar 98, però solo al quarto round, perché i primi tre shot in testa. E niente, potrò usare solo l'M1897 e la sfida è questa. Parliamo di Black Ops 3. Non so se qualcuno ha visto il trailer, no, non del multiplayer, possono fare quello che vogliono. Io parlavo del trailer della mappa zombie, quella lì, Shadow of Evil. Quella che dovrebbe essere la mappa zombie principale. Che a quanto pare, da quello che è emerso da alcune interviste, dovrebbe essere più grande di Transit. Ora, Transit come mappa faceva veramente schifo. Cioè, l'ha messo anche la Treyarch, che è stata la nostra mappa peggiore, perché farne una più grande? Non so, vi piacciono le cose grandi? Alla Treyarch avete un complesso di minoranza? Non so. Cioè, non ha molto senso fare una mappa più grande di Transit. Punto primo, perché nessuno, e dico nessuno, si diverte a giocare sulle mappe grandi. Cioè, prendete questa piccolina, ma c'è tutto. La base, gli zombie qua abbaiavano. Però perlomeno qua ti divertivi, non è che ti perdevi, dovevi fare i giri assurdi. Cioè, la lava, la nebbia qua è fatta bene soprattutto, e non c'è per i limiti grafici della mappa, ma c'è perché fa molto più figo come Silent Hill. Vuoi fare le cose spaventose? Mettici la nebbia. Secondo punto di Shadow of Evil, che proprio no. Qual è? No, i personaggi, vabbè. Ci hanno rimesso una donna.
così a caso. Tanto nessuno ci gioca con le donne. Mettetele. Dopo misti non piacciono. Ma più che altro il problema è quel gigantesco alieno che c'era. Cosa mi sta a significare Treyarch? Perché mi mettete un alieno su zombie? Anche quel coso a tre teste, ma c'è anche un bonus, penso che sia un bonus, no? Non si capiva molto bene dal thriller che ti fa diventare alieno. Cosa mi sta a significare? Cioè che gli alieni sono nemici degli zombie. Questo l'ho preso. Risposte. Non puoi mettermi gli alieni zombie. È una cosa controproducente. Estinzione. Bellino era bellino, ma non è che fosse tutto sto granché, eh. Anche perché l'estinzione non è un gioco dove dici, vabbè, impari a giocare e diventi bravo. No. E sali di livello, sblocca armi forti e vinci. Non ha senso. Poi vediamo. Ma non mi pare ci fossero altri problemi. Ah sì, non ci sono i perk, ma ci sono. C'è un distributore automatico. Di caramelle. Di quelli vecchi a palla, con le caramelle rotonde. Cioè, non capisco anche questa scelta. Fanno un'edizione speciale con il frigo a forma di Juggernaut e tolgono i perk. Vabbè, ma magari non è un distributore di perk, eh. C'è da dire questo, non si capiva bene cosa fosse. Però è una di quelle cose per cui ci rimani male. Quanti ne sono rimasti? No, prendo le munizioni, ma... Cioè, ma ci rimani male fisicamente? Perché non è che uno arriva e ti cambia la base di un zombie. Poi hanno messo. Ah sì, ci è tornato lo scudo. A molti piace perché lo scudo è. Proprio io. Però onestamente a me, che tu vai in giro in un coso che ti para la schiena, non è che mi garbi molto. Poi anche questi cosi costruibili da Black Ops 2 secondo me hanno dominato l'essenza. Cioè, guardate qua, ho preso un'arma, boom, vado avanti. Non è che sto a costruire cose, a cercare oggetti. Cioè qua non c'erano neanche le bibite, non c'era proprio capace, appena iniziato. Però ti divertivi. Due volte nel braccio l'hai preso. Devi un bel fucilazzo. O lanciafiamme, perché qua la godiglione del lanciafiamme. E shottavi un po' di zombie. Ma... Quadrupla! No, tripla. Ma almeno ti divertivi. Quante partite ci ho fatto su sta mappa? C'è anche il primo video zombie, era su un acto da Grand Tour. 5 round, eh. No, non sapevamo giocare ai tempi. Defatti. Siamo stati tutti da Birmando. Dov'è l'ultimo? Eccolo qua. Adesso cominceranno a correre.
Parliamo un po' di zombie in generale, di come è diventata questa modalità. È diventata un, non lo so, per me non è più zombie. Cioè, vedete le mappe di World at War e Black Ops 1? Ci erano tutti. Forse Black Ops un po' di meno perché era difficile, ma come ambientazione, come effetti, era bella. Non potete venirmi a dire che Vergrookt era brutta. Cioè, Vergrookt dite quello che vi pare. Il fatto che senti la gente urlare, che avevano introdotto per la prima volta i perk, è una cosa bella. Qua fra poco si comincia a girare, ma tipo ora. Con l'istantanea si può usare la pozzolina. Che dato che non l'avevo potenziata su World of Tour, la potenzi. È una cosa fantastica. Tipo la usi, non è come le Mustang Gazelle, ha meno colpi, però sei immortale. Cioè, veramente ti spari addosso e non muori. Non c'è. Pressa poco. Quanto mi diverto? Ah già, qua mi si è buggato Select, non so perché, non posso vedere le statistiche. Allora, mi stava parlando di zombie. Da Black Ops 2 in poi hanno messo i costruibili. E poi se ci pensate, su Transit tutto era costruibile e non è piaciuto a nessuno perché, seriamente, chi si vuole costruire il pack-a-punch? Nessuno! È una perdita di tempo, come costruirsi la corrente. È una perdita di tempo inutile, perfettamente evitabile. Ma no, mettiamo. Questo video sta diventando lungo. E giriamo un pochino. Adesso un po' ok, sì, ma qua stiamo per è la semplice, non è bello, cioè era anche troppo facile perché se correvi gli zombie non ti colpivano, anche se li passavi a 20 cm in faccia. Però passavi dei buoni momenti. Che bello. Se arriviamo a 15 minuti poi stoppo perché questa vita potrebbe durare 90 round, potrebbe finire al prossimo. Dov'è l'ultimo? Ah, per quali zombie abbaiavano. Oh ciao. È troppo pretenzioso. Ai ai ai. Ok, ottavo round che sarà l'ultimo a prescindere. Su questa mappa si possono fare i record zombie. Allora, chi penso di voi giochi a zombie da World at War? Come me, è iniziato su questa mappa facendo 4-5 round ogni volta finché non scopri che ci può fare, ma prima si campera. Infatti, qua il camperaggio. Tipo vuoi fare round alti campera. Poi dopo capisci che per fare i round veramente alti devi prendere il lanciafiamme e girare qua senza aprire la porta.
la porta dietro di me. Quella con la scritta help. Cosa fare questo giro qua, intorno alle colonne. Arrivate qua giù. E qui vi rigirate. Uscito tutto e adesso mi suicido. Quindi se anche a voi la nuova modalità zombie non piace, solo 10 alla testa, pensavo di più. E se anche voi volete un ritorno a zombie vecchio, come se vuoi ritorno Black Ops 1, ditemelo, perché a me onestamente Black Ops 2 dopo, cioè, deposito, città, fattoria, erano queste le mappe, le altre così così, e fatemi gli auguri. E arrivederci.